51 milioni di euro per i non autosufficienti. Dalla Regione Toscana arrivano questi fondi, ce ne parla Chiara Valentini. 51 milioni di fondi regionali per l'assistenza a domicilio a chi non è autosufficiente. È una delle decisioni appena prese in giunta, 51 milioni che si aggiungono ai 30 di fondi statali. 80 in tutto, assolutamente non sufficienti alle necessità, ma almeno non meno che negli anni passati. Il problema, sottolinea il presidente Rossi, è che in Italia non esiste, come in altri paesi europei, una legge e un fondo riservato che sancisca il diritto a questo tipo di assistenza. Una legge sociale accanto a quella sanitaria, insomma, con la conseguenza che spesso è proprio il sistema sanitario a dover sopperire con posti letto occupati in ospedali o impennate di centri di ricovero che costano molto di più. Tra le altre decisioni appena prese dalla giunta regionale, ce n'è poi una che riguarda la sburocratizzazione e la certezza del diritto. Tra le competenze che dal 1 gennaio sono passate dalle province alla regione ci sono le autorizzazioni di VIA, ambientali, energetiche e così via. 1200 sono quelle che la regione si è trovata inevase sul tavolo. Ebbene, Rossi ha annunciato che saranno evase nel giro di 3-4 mesi e che poi si entrerà a regime con risposte certe nei tempi di legge, 30 o 90 giorni a seconda delle pratiche. Non solo, ci sarà un modulo unico, cioè la stessa documentazione e gli stessi tempi per tutta la regione. Sempre sul filone riorganizzazione, Rossi ha annunciato che entro il 31 marzo saranno definiti i corsi d'acqua la cui manutenzione sarà affidata ai consorzi di bonifica, con tanto di valutazione e monitoraggio. Infine, tra le decisioni appena prese, c'è l'invio di 20 persone delle ASL alle procure di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto, più 30 giovani del servizio civile regionale, per coadiuvarle nella ricerca delle frodi alimentari di DOP e IGP. Una sinergia già usata a Prato per la sicurezza nei luoghi di lavoro.